che questo bando è stato vinto insieme. Non si poteva non vincere se loro non si dedicavano così bene appunto a fare un progetto. Quindi partiamo da qua. Si è creato un progetto che ha coinvolto sei società sportive che hanno lavorato insieme. Perché a Busto purtroppo abbiamo scoperto che lavorare insieme non è sempre facile. Quindi invece nello sport della nostra città si lavora insieme, l'hanno dimostrato, sono stati bravissimi. Poi diciamo che io devo fare i miei complimenti specialmente a Diego e a Sabrina, perché sono diciamo un po' i giovincelli del gruppo, quindi hanno tirato un po' le fila a I livello anche collettori informatico e dovevano poi testare. guidati ovviamente da... Io mi ricordo le prime riunioni dove Claudio Zanesco metteva i puntini sulle I, ma per fare bene, perché ovviamente l'esperienza ti porta Perfezionista, a perfezionista. perfezionare le cose. Quindi io ricordo bene tutto. E poi l'amministrazione comunale ci ha messo ovviamente quello che prevedeva il bando, quindi sono 5, poi lo spiegheranno meglio loro, ma comunque sono 50.000 euro finanziati dalla Regione Lombardia e 10.000 finanziati dall'amministrazione comunale, più 2.500 euro che invece sono finanziati direttamente dalle società sportive. Questo cosa vuol dire? Che leggevo, no, su Facebook qualche giorno fa che insomma noi eroghiamo dei contributi ordinari alle nostre associazioni sportive come Busto Arsizio, mentre altri comuni ovviamente hanno deciso di non farlo, ma di erogare direttamente dei contributi per praticare sport ai più piccoli, quindi a te. E diciamo che sono due visioni politiche diverse, noi con questa cosa abbiamo fatto tutte e due.